376 milioni che vengono tolti ai cittadini pavesi, quindi della città di Pavia, ogni anno dallo Stato centrale. Quindi questo è uno dei motivi, lo lasciamo qui sullo scranno del sindaco, nella speranza che in questa settimana questi 376 milioni di euro annuali possano far riflettere un sindaco che penso dica tanti no ai bisogni dei suoi cittadini e potrebbe finalmente dire anche qualche sì. Una provocazione ma anche un messaggio diretto al sindaco De Paoli, l'europarlamentare della Lega Nord. Angelo Ciocca ha simbolicamente lasciato sui banchi della giunta di Palazzo Mezzabarba un sacco con il classico malloppo. 376 milioni di euro di residuo fiscale, ovvero la differenza tra quanto il comune di Pavia versa allo Stato sotto forma di imposte e quanto riceve sotto forma di spesa pubblica. Una differenza che porta al segno più, evidenziando come il territorio versi più di quanto riceva da Roma. E anche questo è uno dei motivi per cui la Lega Nord spinge sul tema dell'autonomia di Regione Lombardia. Ma il sindaco De Paoli ha ancora qualche giorno per riflettere in modo cosciente su quale può essere l'opportunità reale per i cittadini di Pavia. Abbiamo capito che è abituato a perdere, a sbriciolare, a mandare in fumo opportunità per il territorio pavese, per i cittadini, per i giovani, per i commercianti, per il mondo che lavora della città di Pavia. Io penso che questa sia un'ingiustizia. Sia oggi indispensabile chiedere più autonomia e più risorse per dare risposte ai bisogni di casa, ai bisogni di scuola, ai bisogni di lavoro, ai bisogni di assistenza che sul territorio pavese si respirano in modo evidente, in modo importante.